In questo video vediamo i criteri di congruenza dei triangoli. Due triangoli sono congruenti quando sono sovrapponibili punto a punto, quindi avranno un lato congruente, l'altro lato congruente, l'altro lato congruente, angoli congruenti e si potranno sovrapporre perfettamente. Esistono tre criteri, noti come criteri di congruenza dei triangoli, che permettono di stabilire la congruenza confrontando fra loro coppie di lati e coppie di angoli. Questi criteri mettono in relazione tre elementi del primo triangolo con i tre corrispondenti del secondo triangolo. Il primo criterio di congruenza dice che due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti due lati e l'angolo compreso fra i due lati. L'avverbio ordinatamente sta ad indicare che si prendono in considerazione i lati e gli angoli corrispondenti nei due triangoli. Inoltre, l'angolo deve essere per forza quello compreso tra i lati congruenti che si stanno usando per la dimostrazione. Il secondo criterio di congruenza dice che due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti un lato e gli angoli adiacenti al lato. Quindi, sempre ordinatamente, prima un angolo, poi un lato, poi un altro angolo. Per il terzo criterio di congruenza, due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti tutti e tre i lati. Anche in questo caso troviamo ordinatamente prima un lato, poi l'altro lato e poi l'altro lato ancora, sempre nella stessa sequenza.